punto di partenza dell'analisi di Manzoni vorrebbe proprio essere questa, ponendoci questa domanda. Alessandro Manzoni, un uomo tranquillo? Ecco, ci si pone questa domanda perché da una lettura magari piuttosto superficiale dei Promessi Sposi si potrebbe anche dire di sì. Perché? Beh, perché protagonisti di questa celebre storia sono due persone semplici, umili, di campagna, Renzo e Lucia, che si muovono in un mondo terribile, fatto di guerre, carestie, pestilenze, potenti, che vorrebbero appunto negare a loro anche il più semplice, la più semplice e comune delle gioie, quelle di potersi sposare. In realtà, ecco, loro riusciranno alla fine vincitori. Perché? Beh, perché rimarranno fedeli a quello che è il semplice messaggio evangelico, umanitario, rimanendo fedeli a Dio, seguendo che è la divina provvidenza, le sue indicazioni, riusciranno a vincere in un mondo appunto che sembra essersi mosso quasi alle armi contro di loro, rimanendo fedeli a Dio, riescono a sopravvivere, a sposarsi, ad essere felici, mentre magari chi voleva negarli farà una bruttissima fine. Pensiamo appunto a Don Rodrigo che muore appunto nel lazzaretto milanese in mezzo a mille sofferenze, oppure all'innominato, il potente, illuminato, persona oscura, terribile, che si converte proprio nel momento giusto, insomma, della storia, che si converte proprio nel momento giusto, insomma, della storia, permettendo a Lucia di potersi salvare e poter rivedere appunto il suo amato Renzo. Tutto questo, diciamo, perché proprio per l'azione della divina provvidenza. Quindi tutto bello, tutto felice, la fede in Dio guarisce ogni male, e questo no, diciamo, ecco, primo di tutto perché anche una lettura del genere dei Promessi Sposi è una lettura erronea, i critici sono concordi, con varie sfumature sono concordi, non è questa la lettura che si deve dare dei Promessi Sposi, questo il mondo che lo scrittore Alessandro Manzoni vuole dare, non è questa sensazione di tranquilla e pacata felicità quella che Manzoni vuole dare. Da un certo punto di vista. Dall'altro, se andiamo a vedere quello che è proprio il personaggio Alessandro Manzoni, beh, è un uomo tranquillo. Se andiamo a leggere quelle che sono appunto alcune note, vediamo che, ecco, partiamo da quello che è un articolo del Sole 24 Ore, che tra l'altro dice come racconta il canonico Dunoyer, che era solito far visita con Monsignor Billet, all'amico Alessandro Manzoni, che lo scrittore era solito riceverli seduto in poltrona e che faceva disporre accanto a sé una sedia alla quale appoggiare il braccio. Si trattava di una strategia per combattere i frequenti attacchi di vertigini di cui soffriva. La sedia era un'ancora mediante la quale assicurarsi alla terra. Egli, infatti, come da quale assicurarsi alla terra. Egli, infatti, come da sue parole, aveva l'impressione di essere sul bordo di un abisso. Quindi, ecco, una condizione quasi esistenziale, tutt'altro che certa, che sicuramente una situazione che testimoniava un'insicurezza profonda, che noi potremmo anche facilmente, era stata anche un'infanzia tutt'altro che semplice e felice, anche per un bambino, Alessandro, che pur veniva da una famiglia fortunata, dall'elite aristocratica milanese. In realtà Manzoni, qua ancora una volta le fonti sono concordi, soffriva di agorafobia, terrore degli spazi aperti, non ci andava da solo, non ci andava, aveva paura, in realtà ecco molte volte si dice che aveva cominciato, anche se in realtà poi l'elemento è più profondo, e il punto di partenza che molte volte viene messo è quel 2 aprile 1810, siamo a Parigi, Place de la Concorde, sono i festeggiamenti per le nozze di Napoleone, imperatore, e Maria Luisa d'Austria. Ecco, Manzoni era lì presente con l'amata moglie Enrichetta Blondel, quando appunto nel caos, possiamo immaginare, no? Che poteva succedere, scoppia, possiamo immaginare, no? Che poteva succedere, scoppiano alcuni petardi, c'è un disordine che si crea
tra la folla, appunto, ecco, la moglie gli sviene tra le braccia. Lui, capace di resistere, appunto, in difficoltà personale di fronte a questo caos, problema, la moglie che di solito, come poi vedremo, l'aiutava ad intrattenersi con gli altri, a stare con gli altri, lui viene colto da una crisi nervosa. Tradizionalmente questa cosa veniva chiamata miracolo di San Rocco, proprio perché, appunto, nel raccontare questa vicenda, finisce poi lui per scappare, per rifugiarsi, perde in qualche modo di vista il caos, finisce per rifugiarsi nella vicina chiesa di San Rocco, e qui la leggenda ci racconta che lui, che in realtà da giovane aveva completamente abbandonato il cattolicesimo tradizionale, a colpa è stata anche di questa educazione che ha avuto, molto tradizionalista, ecco, nei collegi dove era stato educato, lui praticamente si converte, promette appunto di convertirsi, scusate, al cristianesimo, ammesso che lui potesse subito ritrovare la sua giovane moglie appena uscito. La ritrova, ecco, tradizione vuole che appunto, grazie a questo intervento divino, miracolo di San Rocco, lui, da un momento con l'altro, si converta al cristianesimo tradizionale. In realtà la storia è molto più articolata e complessa, è un lungo percorso di recupero, di conversionesimo, che avviene tra l'altro assieme, che sia Alessandro che la moglie, in realtà ginevrina calvinista, intraprendono assieme per recuperare il cristianesimo tradizionale. Sta di fatto che però questo episodio, quello che avvenne appunto il 2 aprile 1810, davvero avvenne, non è stata l'unica causa certamente della conversione. Di fatto, ecco, quindi, così come questa mente, come faceva Alessandro in qualche modo a sopportare tutto questo, ecco, l'unica cura era quella di fare delle lunghe passeggiate, durante le quali però pretendeva di essere sempre accompagnato da chi? Dalla moglie, la quale oltretutto era piuttosto fragile, debole, di costituzione fisica, e morirà molto prima di lui. Ecco, ma queste sono anche le parole della moglie. La salute incostante del mio caro Alessandro, confessa appunto la stessa Enrichetta, è anche la causa del poco tempo che posso avere per me, perché le angosce nervose che prova non gli permettono di restare solo un momento. Ci sono anche altre prove. Ecco, se andiamo appunto a prendere ad esempio un articolo di Repubblica, ci dice un'altra cosa, ecco, un altro aspetto proprio di queste difficoltà, di queste profonde insicurezze che hanno accompagnato l'intera vita di Alessandro Manzoni. Ecco, cosa dice nel suo articolo Francesco Arimani? Dice che quando camminava da solo c'era il rischio che lo cogliessero convulsioni, cui seguiva la perdita dei sensi, e lui stesso, molto anziano, quasi 80 anni, a raccontarsi svettamento organico e nervoso. Eh sì, era così. Una patologia che non gli permette di pronunziare due parole in pubblico. Più famoso scrittore italiano dell'epoca, colui che in qualche modo ha creato l'italiano che parliamo noi oggi, è stata un po' la base attraverso i Promessi Sposi. Lui voleva fare questo, un romanzo nazionale, popolare, attraverso una lingua che fosse nazionale e popolare. Non poteva parlare in pubblico, non ce la faceva, aveva paura, balbettava, e che a partire dall'età di 30 anni non gli consente di uscire se non a 30 anni non gli consente di uscire se non accompagnato. Questo appunto era quello che in qualche modo di cui soffriva Alessandro Manzoni da sempre, un patriota, ad esempio, che se vogliamo un altro aspetto, noi lo sappiamo che attraverso le sue opere, gli stessi Promessi Sposi, ma non solo quelle, ma il Risorgimento italiano, Milano era un po' anche un centro, città guida, un covo, potremmo dire, di patrioti rivoluzionari, molto vicini a Manzoni. Manzoni non fece mai nulla direttamente di pratico per farsi coinvolgere in tutto questo, ne partecipava in qualche modo in maniera distaccata, di casa sua, a cui rimaneva aggrappato proprio alla sua sedia, certo poi con le sue opere che hanno anche questo aspetto chiaro, ma mai
Niente di più, niente di più. Ecco, questa lettura in qualche modo si appoggia anche a quello che ciò che viene detto da un critico letterario, da un critico letterario contemporaneo, noto docente di letteratura italiana, Elio Giovanola, che come vediamo, ecco, in questa intervista che rilascia al Giornale di Trieste, Il Piccolo, in qualche modo attraverso queste le risposte alle domande che vengono fatte, espone quello che è un po', il suo proprio, la sua lettura, no? Il suo punto di vista su quello, su quella che è stata l'opera di Manzoni. Ecco, infatti glielo chiedono, che immagini di Manzoni ha ricavato dai suoi studi? Quella di un grande nevrotico. Manzoni soffriva di numerose psichiche, la pinota da cui trascorse tutta la sua vita quasi un recluso. In anni in cui a Milano fervevano le attività culturali, il gruppo del Conciliatore, che è la base del romanticismo milanese, lombardo, anche italiano per certi aspetti, Carlo Porta, scrittore dialettale molto importante dell'epoca, anche lui impegnato politicamente, lui faceva parte, come Dante all'epoca, pur essendo intimamente un patriota, non prese parte diretta alle lotte risorgimentali, limitandosi a essere spettatore. Ma allora qual è l'origine di questa sofferta condizione? Il trauma dell'abbandono che subì da bambino, che lo segnò nei primi anni di vita. Il piccolo Alessandro non era avuto da nessuno, né dalla madre, la giovane e mondana Giulia Beccaria, per la quale il neonato era un peso, infatti lo diede subito ad una maglia che lo allevò, né dal padre naturale, il brillante Giovanni Verri, fratello minore degli illuministi Pietro Alessandro, né dal padre legale, l'anziano conte Pietro Manzoni, che aveva più di una ragione per dubitare che quel figlio fosse davvero suo, più di una ragione per dubitare che quel figlio fosse davvero suo. Nessuno, quindi, che si senta così rifiutato e abbandonato nei primi anni dell'esistenza, può sviluppare da adulto una personalità solida ed equilibrata. Questo, come vedete, ecco il punto di vista. Giovanola ha privilegiato proprio questo aspetto, il rapporto tra letteratura e psicanalisi. L'ha fatto con più di uno scrittore, psicanalizzare, mettere sul lettino, appunto, dello psicanalista, il nostro scrittore, vedendo appunto di cogliere altri aspetti, altri punti di vista, no, dell'analisi delle loro opere. Eppure, vedete questa domanda che in qualche modo che io me l'ho già fatto, l'autore ideale che poi si sposi è quello di un uomo sereno, sorridente, pacificato, se stesso il mondo non è una contraddizione. È così allora il cuore del discorso di Giovanola, una grande contraddizione che mi sembra di poter spiegare in questi termini. Il romanzo è l'argine che Manzoni pone al possibile traboccamento del proprio disagio, traboccamento del proprio disagio psichico. È una diga, è un qualcosa che gli permette di stare meglio, un freno ad un qualcosa che talmente lo tormenterebbe, lo turberebbe ancora di più, in effetti, di quanto già lo fa. Ma un po' tutto il suo lavoro letterario, comprese le poesie, rappresenta per Manzoni il tentativo di opporsi al richiamo dell'abisso. La letteratura per lui, anche da romantico, è un prodotto della ragione. La tradizione illuminista milanese lombarda è quasi una cosa di famiglia per lui. Per questo, pur essendo un romantico, diffida della fantasia e della passione. Guai, Manzoni! Non è un caso che ponga in appendice all'edizione definitiva del romanzo, la del 41-42, la storia della colonna infame, che è un saggio storico dei fatti dell'ambiente milanese, così, dove lui ambienta i suoi promessi sposi e pone la parola fine soltanto dopo quel testo, sposi, e pone la parola fine soltanto dopo quel testo, solo lì lui sarà contento. D'altra parte, da quel momento in poi dedicherà ogni sua energia, anche questo è vero, di solito non si dice, a smentire in qualche modo tutto il proprio lavoro precedente, difendendo la storia contro l'invenzione. In realtà quel delicato equilibrio storia-invenzione che è l'opera, che sono i Promessi Sposi che noi conosciamo, di fatto viene poi successivamente rifiutata da Manzoni stesso, privilegiando la storia sull'invenzione. Fortunatamente l'opera è rimasta e noi possiamo godercela per quello che è in questo difficile e delicato equilibrio. Per questo è un capolavoro. E quindi si chiede, viene chiesto in realtà poi definitivamente a Giovanola per chiedere il tutto, che ruolo ha giocato nella sua personalità. La dimensione religiosa fu per lui fondamentale. Manzoni però non vedeva la religione in opposizione alla ragione, anzi la fede era per lui il naturale completamento della ragione. Storia base del suo romanzo e poi appunto ecco l'arte, la letteratura,
romanzo, se vogliamo, ma non solo, come argine di fronte appunto a questo richiamo dell'abisso, di fronte a questa insicurezza fondamentale che ha profondamente segnato la sua vita, l'arte quasi segnato la sua vita, l'arte quasi come terapia da questo punto di vista, per riuscire a sopravvivere nel mondo e a superare la malattia dell'animo, di cui anche il nostro Manzoni, come tanti artisti,